Ciao a tutti, eccomi qui per la parte finale del video precedente. Mi sono dimenticato di segnalarvi i libri di cui vi ho parlato, di cui ho parlato anche in altri video, i libri del professor Brazzo. Io vi mostro quelli che ho, non tutti sono, credo, oggi reperibili, ma sicuramente gli ultimi. Sì, dunque, questo, l'educazione alla respirazione diaframmatica nel musicista. Attenzione perché musicista si intende anche il cantante e questo libro va bene anche per chi ad esempio fa sport, tra virgolette. Quindi è un libro molto molto utile. In questo libro trovate perché è importante respirare correttamente con il diaframma, perché non spanciare, perché non respirare gonfiando l'addome, lasciando i muscoli addominali molli. Come mai? Vi mostro questa parte che vi ho fatto vedere altre volte, comunque è ben spiegato. Quindi, cosa importante? È importante quando inspiriamo non spanciare, ma tenere, diciamo, non deve avvenire questo, ma tenere con l'addome leggermente un normotono, diciamo, non far cedere la muscolatura addominale in modo tale che il diaframma scende. Ha un bel sostegno, quindi si può ben aprire, può aprire anche le costole. Se noi respiriamo solo con la pancia, il diaframma scende ma non trova nessun supporto dei muscoli addominali, quindi fa fatica a lavorare, fa fatica proprio a aprirsi e a scendere e far aprire le costole. Quando espiriamo, l'addome non deve limitarsi soltanto a tenere, ma deve avere un'azione in dentro e verso l'alto, quindi essere un addome comunque attivo, attivarsi. Questo è uno dei libri. Il secondo libro, Il musicista in forma, sempre del dottor Brazzo, contiene anche tanti esercizi molto utili. Anche qui ci sono delle immagini che io uso spesso, molto belle, che riprendono quelle in precedenza, quindi l'importanza di respirare senza spanciare, mantenendo l'addome controllato e espirare usando i muscoli addominali, quindi facendoli rientrare in dentro e verso l'alto, accompagnando il nostro amato diaframma verso l'alto. Dobbiamo sbloccare il diaframma, altrimenti il diaframma si accorcia, rimane ristretto se respiriamo con la pancia giù e a maggior ragione se spingiamo in giù, il nostro diaframma comincia ad avere delle problematiche. Ecco, tanti dicono ho il diaframma bloccato. Ecco, questo non è molto preciso perché se il diaframma si blocca noi non respiriamo più perché è uno dei muscoli tra i più importanti, i respiratori. Diciamo che si creano delle tensioni al muscolo diaframmatico e tutte le conseguenze che possono esserci anche a livello fisico, come ad esempio problemi lombari e così via. Non mi addentro. Un altro libro del professor Brazzo, L'allenamento del musicista. Anche questo molto bello e l'ultimo che mi è stato dedicato dal professor Brazzo direttamente è questo, quindi La metamorfosi del musicista. Quindi questo è un aspetto molto molto bello che vi consiglio di coltivare anche soltanto uno di questi libri per curiosità, se avete voglia di imparare, di conoscere qualcosa di interessante, proprio di prenderli, di studiarli, perché sono applicabili al canto, allo studio di uno strumento, nella vita quotidiana, così come anche assolutamente nello sport. Va bene, vi mando un saluto e a presto. Ciao!